Sono Alessandro da Taipei, oggi di nuovo mi trovo in compagnia del mio collega Stanley. Hi, I'm Stanley from Taipei. E oggi vogliamo introdurre il secondo esercizio fondamentale che si chiama Shuai Yao. Fundamental move, Shuai Yao. So when you do this with twice your shoulder width, Un'ampiezza diciamo il doppio rispetto a quella delle spalle, quindi le gambe sono più divaricate. And drop a little bit, like sitting down. È importante trovare il centro, il baricentro. Attraverso il baricentro scaricare il peso a terra e sentirsi trovare il radicamento a terra. Quindi la parte bassa è radicata a terra e la parte alta è in maniera leggera. So. Also notice, don't let your body weight on the heel or on the toe. It make on the in the center. Il peso di nuovo deve essere scaricato al centro del piede, quindi non troppo, non spostare in avanti nemmeno indietro, bisogna trovare il bilanciamento giusto al centro del piede. Relax the chest and relax the hip. Importante rilassare la parte alta del, quindi tutto il busto, petto, schiena, importante che sia rilassato. Now try to feel like pushing your body with this leg to push and turn. Okay. Quindi il passo successivo è quello di ricercare una spinta che parte dal terreno, si usa la forza di terra, creare una spinta che parte dal piede fino a far ruotare tutta la parte alta del tronco. So you will create a horizontal up like a score. Quindi si crea un movimento a spirale che va verso l'alto. L'idea è quella che la spinta deve andare verso l'alto. Don't raise your elbow. Importante non alzare e non tenere i gomiti alti, non fare forza sulle spalle. The upper hand is right here on the shoulder. La mano sopra va a appoggiarsi sulla spalla sinistra, la mano destra. Not here. Non sul braccio, quindi sulla spalla. The rear hand should be right here. E l'altra mano invece deve essere dietro, si va a appoggiare sul fondo schiena. Don't on the hip. Non sul sedere, non sui glutei. So this is a simple move. Relax, don't use any brutal force. Quindi l'esercizio deve essere eseguito in maniera rilassata e il movimento, quello della parte alta del busto, è una conseguenza della spinta da terra. Also, when you do this, try to make your head looking backwards. E quando nella rotazione la testa ruota conseguenza di tutto il tronco, quindi anche la testa ruota verso in direzione della rotazione che si ha. Don't have to be strong or fast, but feel your own body tempo and rhythm. Quindi non è importante applicare forza muscolare e applicare tensione per questo movimento, ma si deve sentire il radicamento a terra e cercare anche un certo ritmo. So this is a very simple move and every time you do I hope it's like 50 touches. E si può fare per 50 ripetizioni circa. Come l'altro, questo è un esercizio fondamentale, abbiamo detto non sono esercizi di riscaldamento ma fondamentali. Sono fondamentali perché hanno anche un'applicabilità. So vediamo le applicabilità. This move can also be used as escape. Nella presa, ad esempio. What we do is simply turns out, throw it away. Per sfilarci da una presa. Going that way, from the feet, not from the hand. Il movimento parte dai piedi. Non dal braccio, non dalla spalla. Relax, relax. Importante che essere rilassati sulla parte alta. Vedete che si libera della mia presa, quindi questo è un modo per capire se state facendo bene l'esercizio. That's why we need to look there. If you do this, no use. È importante lo sguardo e il movimento della testa per quello che si guarda indietro, perché lo sguardo deve andare a parare nell'obiettivo, quello che si vuole raggiungere, la direzione giusta. L'eye is play a very important part in Chinese martial art. Nelle arti marziali tradizionali
cinesi, e lo sguardo gioca un ruolo molto importante. Where you look and where you control, we call it Shen. It's a spiritual training. Quello che chiamano Shen, che è lo spirito, e si può vedere dallo sguardo. Quindi dove va lo sguardo, così va lo Shen. So when I do this, my mind goes out, my whole body goes out. È l'intenzione, quindi Shen è la sua intenzione, l'intenzione viene guidata dallo sguardo. So we can also use this as a qingna, a grappling control skill. We do it very slow. Un altro modo per liberarsi dalla presa. So this is like. Quindi questo è il movimento. Vedete che non applica una forza qua, la spalla non crea tensione, ma prima assorbe la mia forza e dopo riesce a liberarsi della mia presa. So the same thing can be used like the previous one. We can use as a strike. Un'altra volta. Come colpo. So when we do this, we are actually a strike with the palm, which light and easy. You don't have to be. You just be relaxed. Use the power. Vedete che. To go out. Vedete che utilizza una modalità, diciamo, di corporea. Il corpo è rilassato, però utilizza la forza da terra, quindi con molta poca forza muscolare riesce a creare più potenza. So the good thing about this type of move is even when people grab your shoulder, no work. Or even grab the hand. Relax. You can still move easily. Quindi vedete che se anche viene bloccato e il corpo riesce a scaricare il peso a terra e a utilizzare la forza del terreno, si libera in maniera più facile e deve applicare meno forza per creare potenza. Like our previous demonstration, in this situation we can also imagine when he grabs me and he wants to punch me like this. So usually we will become like this. Un altro modo in cui potete provare l'applicabilità di questo esercizio è quella se afferro e colpisco l'avversario. La prima reazione è quella di. But now you know, right? So when he grabs you, relax and hit. In realtà è molto rilassato, utilizza la linea verticale del corpo per colpirmi. Questo è anche la base dell'esercizio Shuaiyao, quello che abbiamo introdotto. Of course, you want to do this, you need other exercises, but this is a fundamental exercise. You can understand the circle. Naturalmente poi ci sono altre applicazioni, ci sono altri esercizi da fare, però è importante tenere questi esercizi come modello per capire in che modo produciamo forza e per capire il modo più efficace, quindi con un minor dispendio energetico, per ottenere più potenza. Ok, thank you.